siamo saliti con il sindaco, l'assessore dei lavori pubblici e il presidente del consiglio comunale a fare un sopralluogo ai torri del Battistero, che sono stati fasciati dai ponteggi dopo il terremoto del 19 novembre scorso e che in cui conseguenza impongono un intervento di restauro immediato e di messa in sicurezza. Questo permetterà poi di liberare la strada e quindi di ripristinare l'accesso normale, la pedonabilità della strada e anche la viabilità. In accordo con la sovrintendenza, la prima fase dell'intervento dell'immediato sarà quella di smontare le cuspidi nella loro totalità e poi sulla base dello stato di fatto dei singoli pezzi si deciderà come intervenire, se musealizzare una parte, ripristinare in toto, quindi insomma comunque si deciderà in tempi successivi. Le condizioni, basta osservarle anche da vicino, sono abbastanza frequenti e drammatiche, ma quello che è più pericolante, cioè, non è tanto questo qua, è questo sistema qua, vedi? Guarda quel capitello là, guardami, vedi che è proprio tutto completamente diviso in due, guarda anche questo qua è fratturato in due, poi questo qua, sai, quando si muove, sempre qui, le vibrazioni, il vento, una cosa e l'altra, guarda che qua, addirittura ad esempio quello là, c'è proprio dei pezzettini che vengono via, guarda anche qua, guarda, queste stuccature qua, guarda. Quindi considerando che tutto è alto 5 metri circa e siamo a 35 metri da terra, insomma un certo motivo precauzionale deve essere comunque rispettato.